L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore sanitario e offrendo grandi opportunità per migliorare la qualità delle cure e per rendere più efficienti i processi. Oggi ne parliamo con Antonio Colangelo, direttore R&D di GP. Benvenuto, Antonio. Grazie, grazie a voi per l'invito. Antonio, secondo lei e secondo GP, quali sono le principali applicazioni dell'intelligenza artificiale in sanità? Ma allora, da un punto di vista storico e sicuramente da un punto di vista della diffusione a livello mondiale, l'AI si applica fondamentalmente a individuare, a leggere meglio le immagini, cioè a fornire un supporto diagnostico nell'interpretazione delle immagini diagnostiche sostanzialmente. Questo è quanto, diciamo, possiamo trovare in modo più diffuso nelle esperienze, sicuramente a livello mondiale. Ci sono casi di affermazione piuttosto importanti da questo punto di vista. Poi, ovvio, si parte, si apre a una serie di altri scenari che ci vedono peraltro anche in qualche modo attori o protagonisti. Ovviamente ci sono algoritmi del machine learning che consentono di fare previsioni, no? E quindi predire delle tendenze. Quanto tempo durerà l'intervento chirurgico associato a questa persona con questo quadro patologico in quell'ospedale con questa equip chirurgica, eccetera, eccetera, eccetera. Più ampia è la dimensione del dataset, cioè più riusciamo a descrivere meglio il dataset che rappresenta questi eventi, più probabilmente riusciremo a insegnare a un computer, a una macchina, a fare delle previsioni, quindi a predire, per esempio, quale sarà il tempo medio di intervento, se ci possono essere delle complicanze, qual è la probabilità di complicanze e così via. Il mondo delle predizioni o del machine learning, dei regressori, in realtà è molto vasto, molto ampio e si possono individuare tantissime esperienze nel mondo. Non, come dire, non credo, la mia osservazione è che non ci sia, non c'è il livello di affermazione riscontrabile come quello per il supporto diagnostico in questo momento. Chiaramente parliamo non di validità scientifica o di tecnologica, ma parliamo di diffusione, adozione nel mondo di questo tipo di tecnologie. Noi, per esempio, abbiamo costruito, e siamo molto fieri di questo, due esperienze con due algoritmi di machine learning. Il primo è relativo a un digital twin, alla costruzione di un digital twin per i processi di booking applicato attraverso network bayesiani. E questo digital twin ci consente di spostare in silico, si dice, come dire, tutti i processi di prenotazione, non semplicemente quelli che riguardano il software, ma tutte le variabili, tutto lo scenario che è costruito a partire dalle variabili che influenzano questo processo. Qual è lo scopo? Lo scopo è costruire analisi, strumenti, mettere a disposizione della governance strumenti di tipo what if che consentano di cambiare delle variabili e vedere cosa succede al sistema. È un'applicazione particolarmente interessante, matura e sta andando già verso i nostri clienti. Un'altra esperienza è invece la possibilità di predire di fatto accessi in pronto soccorso in una de determinata area. Cosa vuol dire questa cosa apparentemente fumosa o nebulosa? Noi abbiamo integrato dataset clinici di accesso in pronto soccorso con dataset ambientali e climatici, dove per ambientali climatici leggasi temperatura, vento, nebbia, umidità e così via, piuttosto che invece CO, CO2, NOx, composti organici volatili, PM2,5, PM10 e così via. Integrando questi dataset e facendo tutto un lavoro piuttosto duro, devo dire, di data preparation, siamo riusciti a isolare delle correlazioni che si mantengono nel tempo. E quindi gli algoritmi convergono in modo, devo dire, piuttosto rilevante e suggestivo nel fatto che dando in streaming questi valori ambientali e climatici al nostro algoritmo è in grado di prevedere a 12, 36, 24 ore sostanzialmente
gli eventi acuti cardiovascolari e respiratori in una data area. Se questo lo applichiamo a 8.101 comuni o CAP dell'italiana, del nostro paese, insomma, possiamo avere sicuramente delle risposte. Questo algoritmo è stato validato da una pubblicazione internazionale, peraltro siamo stati invitati allo IAIA, la prima conferenza mondiale sul AI on Health ad Atene, dove insieme a migliaia di università e centri di ricerca di tutto il mondo, credo fossimo l'unica azienda a essere invitata a fare uno speech su questo algoritmo. Quindi parliamo di One Health. Insomma, credo che insomma, la risposta potrebbe ampliarsi ed espandersi a dismisura, ma insomma mi fermo qui. E parlando invece di sostenibilità, qual è tutte queste applicazioni di intelligenza artificiale che insomma, abbiamo visto, quale impatto possono portare in quest'ambito? Questa è una domanda sinceramente molto, insomma, che la trovo complessa, difficile. Trovo complesso e difficile la risposta, può essere, perché può essere davvero molto ampia. Se per sostenibilità guardiamo ai costi, per esempio, del sistema sanitario nazionale, non è escluso, è molto probabile, anzi in un prossimo futuro, che l'AI ci aiuti a ottimizzare dei processi. Se ottimizziamo dei processi e facciamo in modo che la domanda e l'offerta di salute siano un po' più equilibrate, perché in questo momento noi sappiamo benissimo che la domanda di salute in Italia sta crescendo per effetto di tutta una serie di vettori, il primo fra tutti l'aumento dell'età media, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non entriamo in un campo che può diventare anche minato, ma se pensiamo al fatto che c'è bisogno di ottimizzare i processi, le liste d'attesa, prima citavo il network bayesiano, sicuramente è un supporto alla governance, ci aspettiamo, abbiamo l'ambizione che questo rappresenti, come dire, un supporto concreto anche alla sostenibilità, no? Se riusciamo a ottenere un livelli di change management che ci aiutino, ISO risorse, a migliorare le cose, questo è positivo. Quindi ci aspettiamo sicuramente nel futuro un aiuto anche alla sostenibilità. Certo è che se, perché è complessa questa domanda? Perché potrebbe anche essere che, come dire, qualcuno ponga la questione sul lavoro, no? Cioè l'intelligenza artificiale anche in sanità potrà sostituire il medico, potrà sostituire qualche altro attore del ciclo di vita di cura di un paziente. Questo sinceramente io non lo so, non lo so e non ho idea di che cosa possa succedere. Certo è, e questa è una riflessione che vorrei condividere con voi, stiamo vivendo un momento di grande entusiasmo rispetto a questa tecnologia. È probabile che questo porterà a dei cambiamenti nei sistemi sociali, culturali, anche lavorativi, economici nel futuro. Non so, non saprei prevedere quando questo accadrà veramente. E quindi c'è un punto interrogativo molto grande, anche perché noi scontiamo, soprattutto in Italia, la mancanza di figure T. Molto spesso noi abbiamo delle richieste, soprattutto da clienti privati, che vengono da noi a dirci, noi vorremmo fare qualcosa di AI, cosa facciamo? E lei capisce bene che questa è una domanda abbastanza strana, no? Ma cosa c'è dietro questa domanda? C'è dietro il fatto che noi in Italia siamo molto verticali nelle competenze, cioè c'è la persona che ha grande competenza di dominio, nell'ambito per esempio dell'organizzazione sanitaria, il direttore sanitario di un ospedale, di un'ASL, eccetera, e così via, e non ha nessuna conoscenza di applicabilità, per esempio, di questa tecnologia. Per altri versi, aziende specializzate sulle AI, soprattutto ci sono delle molto promettenti startup in Italia che lavorano in questo ambito, che fanno delle cose egregie, manca loro però la conoscenza di quel dominio. Quindi se una figura T è esattamente l'opposto di questo fenomeno, cioè una figura che comprende, sa benissimo fare il proprio lavoro di data scientist, per esempio, ma conosce, ha conoscenza, no, del dominio di applicazione, per cui sa anche cosa aspettarsi, cosa si può produrre attraverso l'intelligenza artificiale. E questo è, noi in Italia scontiamo di fatto una penuria importante
forse è un limite culturale, ma sul quale dovremmo agire sicuramente a livello paese, un po' tutti, nel preparare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno di questo. GPI, da questo punto di vista, e vi lascio con questa considerazione, ha un punto di vantaggio sicuramente, perché sono 36 anni che è sul mercato e che si occupa di una determinata cosa, cioè sviluppare applicazioni in sanità. Per forza di cose è indotta a questo punto una, come dire, la capacità di apprendere, di comprendere i domini di applicazioni, per cui noi abbiamo in questo momento questa grande fortuna, non siamo i soli sicuramente, di aver imparato, di conoscere, di applicarci continuamente sulle tecnologie e in particolare tra l'altro anche sulle AI, ma contemporaneamente abbiamo la conoscenza dei domini. Questo probabilmente ci può essere un vantaggio, auspichiamo che questo sia un vantaggio per l'intero paese, insomma, non solo per noi. Grazie mille Antonio, davvero molto interessante. È stato un piacere.